Uno degli aspetti che forse teniamo poco in considerazione è che noi siamo chiamati ad amministrare le cose di Dio. Siamo chiamati ad amministrarle perché portino frutto, perché arrivino a realizzare ciò per cui il Signore ce le ha affidate. Uno dei motivi per cui ci capita di dimenticarci che dobbiamo amministrare le cose di Dio e che tutto ci è regalato è proprio legato al fatto che per noi è più facile diventare arraffoni, prendere quello che Dio ci mette a disposizione e in un certo senso piegarlo a tutti i nostri capricci. Ascoltiamo questa pagina di Vangelo dove Gesù ci fa una proposta perlomeno strana. Essere fedeli alla disonesta ricchezza. Cercheremo di capire che cosa significa. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Capite che chi è fedele in cose di poco conto è fedele in cose importanti, chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto in cose importanti. Fin qui nulla da obiettare. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? Bellissima questa provocazione di Gesù. Perché? Perché la parabola che Gesù racconta in fondo è un atto di disonestà, ma è un atto di disonestà che è secondo il disegno di Dio. Colui che deve rendere conto, rende conto comprendendo che innanzitutto è importante, è necessario essere buoni come quel padrone. Il Signore
ci giudicherà per come noi abbiamo amato. Ce lo ricorda San Giovanni della Croce che al termine della nostra vita saremo giudicati sull'amore. Ed è bello che Dio veda in un servo disonesto risplendere la sua giustizia amorosa. Vuol dire che quel servo non ha preso per sé, ma ha utilizzato quello che il padrone gli ha messo a disposizione spendendolo per gli altri. E questo gli ha permesso due cose: la stima del padrone e l'accoglienza da parte degli altri. Veniamo a noi. Ecco, noi viviamo in questo mondo tante volte segnati da rispetto umano, da distanza, magari da velata contrapposizione nei confronti dei nostri fratelli e sorelle. Siamo segnati da sospetti, da paure, da difficoltà più o meno vere, soprattutto presunte. E non ci accorgiamo che basterebbe un atto, un passo, un'attenzione di disponibilità, magari posta addirittura in modo disonesto, cioè posta per avere un mio guadagno, ma nello stesso tempo posta favorendo chi può essere nel bisogno. E allora il Signore ci dice: lascia perdere il tuo guadagno, guarda a tutto quello che puoi moltiplicare di quanto ti affido, farlo fruttificare in tutto quello che è messo a tua disposizione nei rapporti, nelle vicissitudini, nelle situazioni, nelle realtà umane che ti trovi ad affrontare, a vivere ogni giorno. È chiaro che il Signore non ci chiede di essere disonesti. Vuol farci capire in questo modo che ha stimato quel servo, invitandolo non tanto a venire meno alla sua capacità di fare del bene per guadagnarsi qualcosa, ma invitandolo a fare il bene gratuitamente, a fare con amore, a fare con dedizione. Allora Gesù ci aiuti nel cammino di questa settimana a costruire il suo regno, ad essere partecipi del suo regno in tutto quello che Lui ha da donarci, da regalarci, da offrirci, da mettere a nostra disposizione. Il Signore vede le nostre intenzioni più nascoste, sa com'è il nostro cuore, ci conosce più a fondo di noi stessi, e il Signore ci aiuti non tanto ad essere disonesti quanto ad essere onestamente generosi. Buona domenica a tutti voi. A presto. Thank you.